Appassionati di calcio sardo, siete collegati con lo stadio Fralocci di Tortoli. Un saluto da Priamo Marrazzo, tra poco in campo Tortoli e Olbia. Gara valida per la quarta giornata del campionato di eccellenza. È la partita di cartello della domenica di fronte due squadre che puntano all'obiettivo dei playoff. Ogliastrini privi della coppia d'attacco Romeo Ferrelli e Roberto Mura. Il tecnico Pinuccio Murgia, squalificato, punta sul 4-3-3 con Corsi, Murgia, Cadeddu, Arrais, Ruggeri, Cattide, Cartameli, Spodda, Coco e Nardò. In panchina con il preparatore dei portieri Luca Tanzi, Piroddi, Senes, Murino, Recepi, Mereus, Pampinato e Murreli. Mister Leggeri opta per un tradizionale 4-4-2 con Nesta, Leoncini, Pidas, Andrea Castricato, Gianni Spanu, La Rosa, Datome, Malu, Luca Castricato, Piero Spanu e De Gortes. A disposizione Melis, Mulas, Varuccio, Malesa, Secchi, Magia e Aloia. Arbitro Sanna Diostieri, campo sintetico visibilmente usurato, giornata ventilata, discreta alla cornice di pubblico. Tortoli in casacca rosso-blu, ospiti nella tradizionale maglia bianca. Luca Castricato andrà col sinistro a giro. E la palla è alta. Pidas avanza, prova il tiro. Che gol ha fatto Giancarlo Pidas! Una bomba di sinistro che si infila nel 7 alla destra di Corsi. Niente da fare per il portiere Ogliastrino. 1-0 per i bianchi. Il mancino di Unifedi non è nuovo a questo genere di prodesse. Capitan Melis alla battuta. Parte Melis, la respinta di Nesta. Lungo lancio di Corsi. Nardò se ne va sulla sinistra, la possibilità di metterla in mezzo. Gianni Spanu, per poco La Rosa non fa autogol. Luca Castricato si libera dell'avversario in velocità davanti al portiere. Provvidenziale uscita di Corsi, poteva essere il 2-0. Scuola in campo per il secondo tempo, vediamo che c'è un cambio nelle fila del Tortoli. Dentro Murreli e dovrebbe essere uscito il numero 7 Carta. Ancora Pidas alla rimessa in gioco con le mani. Da Tome se ne va in un fazzoletto di campo. Il cross sul secondo palo, la sponda. Ancora Castricato alza la mira. La possibilità di contropiede per il Tortolini. È entrato Murreli, accelera. L'apertura per Nardò sulla sinistra. In area di rigore, in estremis ci mette una pezza alla Rosa. Il rilancio in profondità. Attenzione, scatta Cocco. Si vola verso la porta. Cocco, Nesta si salva. E Pidas spazza l'aria. Che spavento per la difesa olbiese. Ancora il forcing, Ogliastrino, Melis, Murreli. La mette in mezzo, sempre attenti i centrali. Il Tortoli insiste, Cocco cerca il taglio, Nardò, la palla sul sinistro, sul fondo. Ancora Murreli in aria, la chiusura, palla ancora buona, Nardò si coordina male, sul fondo. Solita sventagliata in avanti, Murreli la spizzata ancora e arriva la segnalazione dell'assistente. Fuori gioco che a noi è parso almeno discutibile, vediamo la ripetizione. Nettamente in posizione regolare il giocatore di casa. Cocco si muove tra le linee, il suggerimento in verticale, Nesta anticipa. Cocco potrebbe calciare, il tiro, Nesta lo trattiene, arriva Podda, gol! Ma l'assistente alza la bandierina. Vediamo il replay. Stavolta la decisione sembra giusta al momento del tiro di Cocco. Podda era già al di là della linea dei difensori. Da Tome, inesauribile sull'auto di sinistra. Solite finte, il cross per Castricato, ci prova in acrobazia. Corsi para. Aloia, c'è Castricato, lo serve, uno contro uno contro Reis. Castricato, il tiro, Corsi abbassa la saracinesca. E c'è l'ultima possibilità per il Tortoli, è finito anche il recupero, tutti dentro, il cross per Ruggeri, converge, il tiro, respinto, resiste l'Olbia. E arriva il triplice fischio finale, 1-0 per la squadra di Leggeri a fare la differenza. La rete di Pidas nel primo tempo, Tortoli ce l'ha messa tutta per raddrizzare la gara ma non ci è riuscito. Le assenze di Ferrelli e Mura sono risultate determinanti. Dal Fralocci è tutto, grazie per averci seguito. Da Primo Marrazzo a risentirci alle prossime partite del calcio sardo.